Un mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, tradizionali, DOP, ma anche biologici, all'interno del quale il consumatore possa acquistare cibi stagionali, genuini e al giusto prezzo, stabilendo un rapporto diretto con il produttore. L'idea è diventata realtà grazie al piano integrato transfrontaliero Espace Mont Blanc, progetto Saveur d'Auteur. Dopo un periodo sperimentale di un anno, il Marché Agricole de la Valdigne è stato inaugurato lo scorso 30 giugno a Morgé nella sua nuova collocazione permanente, cioè il parcheggio antistante la Cappella di San Giuseppe accanto al mercato tradizionale. Siamo piuttosto orgogliosi di questa iniziativa che si inserisce nell'ambito appunto del PIT, che è il piano integrato di progetti che come assessorato all'ambiente seguiamo nell'ambito dell'Espace Mont Blanc. È un insieme di progetti molto ambizioso che ha voluto declinare concretamente i principi di sostenibilità ambientale che l'Espace Mont Blanc ha voluto dotarsi attraverso le schémas de développement durable, quindi dalla filosofia, dalla strategia finalmente alla concretizzazione. Sostenibilità ambientale che nel marché agricole di oggi significa valorizzazione della filiera corta, quindi dei prodotti locali, che vuol dire meno trasporto, meno imballaggi, quindi meno inquinamento e meno rifiuti. Prodotti freschi della Valdigne, ma non solo, vista la presenza tra gli stand anche di alcuni banchi dell'Alta Savoia, a cura dell'associazione Jeune Agriculteur, per un mercato che dopo un anno di sperimentazione vuole diventare un punto di riferimento non solo per l'Alta Valle, ma per tutta la regione. Per noi il marché agricolo ha la grande importanza, è una delle cose che abbiamo sottolineato e messo in campo con determinazione, perché pensiamo che possa supportare un uso consapevole dei prodotti e soprattutto può valorizzare il territorio, che è una cosa assolutamente importante. In un periodo come questo, in cui c'è preoccupazione per i prodotti che si consumano, il fatto di eliminare le distanze e quindi far sì che i nostri produttori locali possano fornire i generi di consumo ai nostri abitanti è una grande soddisfazione. È il primo marché agricolo in valle, fungiamo un po' da sperimentatori, abbiamo fatto una sperimentazione di un anno, adesso abbiamo approntato questa piazza in modo tale che il tutto sia anche migliore da un punto di vista estetico e quindi sia più confacente. Ci sembra che la cosa funzioni, abbiamo avuto una buona adesione da parte di produttori locali e quindi siamo assolutamente soddisfatti. L'iniziativa va a integrarsi con tutte le altre attività finanziate dal PIT nel triennio 2010-2013 per un totale di oltre 6 milioni di euro. Dal corso di orticoltura all'orto sperimentale fino alle azioni nelle scuole della Valdigne, producteur à l'école, jeune à la ferme. Ci sono nell'ambito del PIT progetti che hanno puntato sulla valorizzazione delle energie rinnovabili e sul risparmio energetico, che hanno posto attenzione alla valorizzazione della risorsa acqua. Noi abbiamo un'acqua dei nostri acquedotti che è controllata, che tra l'altro non richiede costi di trasporto e soprattutto nel suo utilizzo, nella sua valorizzazione, significa anche meno produzione di rifiuti di bottigliette di plastica. E anche sostenibilità ambientale, mobilità dolce, quindi ci sono anche progetti che valorizzano percorsi naturalmente a piedi o comunque con mezzi non inquinanti, così come anche delle navette per favorire il trasporto collettivo. Alla sicurezza alimentare e sanitaria da un lato, quindi, si affiancano la compatibilità ambientale e l'utilizzo di energie alternative dall'altro. Morgé si è indirizzato già da tempo in questa direzione, intendiamo approfondire e migliorare ancora l'offerta, nel senso che attraverso il progetto del PIT metteremo 200 metri quadri di pannelli solari termici sulle nostre scuole in modo tale da fornire l'acqua calda per le scuole e nel contempo entrare nel circuito del brasier, che è il nostro impianto di teleriscaldamento. Accanto a questo abbiamo sempre a livello un po' sperimentale sostenuto un progetto di bar footing nell'area del campo sportivo. Nel contempo nell'area mercatale abbiamo inserito, grazie anche al contributo del BIM,
un erogatore di acqua mineralizzata, quindi forniamo acqua minerale naturale, quindi microfiltrata, acqua minerale leggermente gasata e acqua minerale gasata. Speriamo in una buona partecipazione dell'utenza, perché l'acqua del nostro acquedotto è un'acqua controllata, sana e fa parte un po' di quella che è la filosofia del Marché Agricole.